24 marzo 1944, uno dei giorni più bui della storia di Roma. È il giorno della strage delle Fosse Ardeatine, 335 italiani uccisi dai nazisti nella cava di lungo la Via Ardeatina. Tra loro 12 carabinieri, alcuni erano sopravvissuti alla deportazione del 7 ottobre del 43, altri erano riusciti a fuggire dai treni che li stavano portando nei lager in Germania. Tutti parteciparono alla resistenza romana, tutti furono arrestati, torturati nel carcere di Via Tasso e poi furono uccisi barbaramente alle Fosse Ardeatine. Ma non solo loro, anche le loro mogli furono arrestate, furono torturate e solo per un caso non finirono anche loro uccise alle Fosse Ardeatine. Lina Frignani, Marcella Pereira Rodriguez, Maria Ponzini, Rina Fontana sono alcune di queste donne di cui parlo in un capitolo del libro Carabinieri Caput, il libro che racconta proprio quella deportazione del 7 ottobre del 1943, quando oltre 2000 carabinieri furono portati nei lager tedeschi per consentire ai nazisti di rastrellare gli ebrei romani il 16 ottobre.